Senatore, perché la Lega Nord chiede le dimissioni del ministro Brai? Perché qualche giorno fa c'è stato l'ennesimo crollo all'interno del sito archeologico di Pompei. Sappiamo benissimo tutti che Pompei è considerato da tutti il sito archeologico più importante al mondo, che l'UNESCO in questo momento ha minacciato il governo italiano di togliere il patrocinio e quindi toglierlo tra i siti che a livello mondiale godono di questo riconoscimento, e soprattutto perché in questo momento il ministro non sta dando delle risposte, le risposte che vogliamo, che vuole l'Italia, cioè il rilancio del turismo, il rilancio della cultura, il rilancio dei siti archeologici in Italia, tra cui Pompei. Pompei è solamente l'esempio, l'emblema di una situazione che ormai si trascina da anni. Ricordiamo che qualche anno fa, proprio per un crollo di Pompei, l'allora ministro Bondi fu costretto a dare le dimissioni grazie a una richiesta di dimissioni presentata dal Partito Democratico. Dopo tutti questi anni non è successo nulla e non è cambiato nulla. Questo ministro non ha progettualità e non sta portando avanti niente. Per di più, non ci sono soldi e non li sta neanche chiedendo, e quindi quello che ci chiediamo è che cosa sta lì a fare. Qualcuno potrebbe dire che si è appena insediato, ha bisogno di tempo. Lei come risponde? Che è venuto in Senato, è venuto alla Camera, è venuto al Senato a parlare di progettualità, e non ci ha spiegato in nessun modo come vuole risolvere questo problema. E tempo, i beni archeologici non ne hanno perché crollano, e quindi che cosa vogliamo aspettare? Va bene.